Edil Project, impresa edile per ristrutturazioni e costruzioni. Edil Project Bologna, @gmail.com. Telefono diretto 344 26 50 505. SM Meccanica, lavorazioni meccaniche, telefono 051 98 40 562. SM Meccanica. Ottavo di finale del trofeo Previato, gara nazionale a coppie, Arduini-Angelini contro Provenzano e Sanguinetti. Prima bocciata di Arduini, nulla di fatto. Arduini-Angelini, Whisper Rimini Pesaro, Circolo Rossini, Provenzano-Sanguinetti di Genova, Whisper Genova. Ottavo di finale, come detto, di questo trofeo Previato dal Bar Paolo di Cento. Seguiremo alcune partite, questa è la prima della competizione che potete vedere in video gallery. Provenzano a due sponde interne, si porta non vicinissimo a pallino. Ora Arduini, da tutto biliardo, tocca la sponda laterale, tocca anche il pallino, il punto lo fa, non è un punto eccezionale, ma in questi casi l'importante è il punto farlo. Sanguinetti ora due sponde esterne, scende la direzione, c'è, vediamo la forza, pelino più lungo del dovuto, ma il punto è fatto. Andruccioli, tre sponde, ma il tiro è sbagliato. Lo rifà di nuovo. Il punto è bianco della coppia di Genova, tenta il calcio Provenzano, ma non ottiene nulla. Alla bocciata Sanguinetti, 2-0 il punteggio per la coppia della Whisper Genova. Nulla di fatto, Massimo Umbirillo. Quasi nulla di fatto, Sanguinetti si portano a 4. Andruccioli. Due sponde esterne di misura. appena ad essere Pignoli, un pelino più lunga del dovuto, ma ce ne fossero, come si suol dire. Di taglio Provenzano, taglia poco e soprattutto, ed è anche un pelino troppo lunga, il punto non è fatto. Di nuovo Provenzano in azione, cambio della guardia, ci prova Sanguinetti con la sua seconda biglia di mano, la prima bocciato, ha fatto due punti, oserei dire che è lunga e anche in questo caso non stretta a sufficienza per andare magari sulla rossa e fare il punto
Quindi adesso Provenzano di nuovo è obbligatoriamente in pedana perché è l'ultima biglia che hanno in questa mano di gioco. Provenzano di due sponde interne va con un po' più di spinta, ma sembra sembrava scarsa, invece è riuscito a prendere il punto. Andrucci sbaglia il tiro, adesso ai ai ai, 8 punti regalati agli avversari che vanno a 12, loro sono ancora a 0, ora ne ha 2 Arduini. Anche Arduini non effettua il miglior tiro della carriera. Intanto qui, come avete potuto notare, la telecamera è come usavo una volta le strisce moschicide dove le mosche c'erano. E qui uguale, metti la telecamera, tutti pronti a passarci davanti come se non ci fosse un domani. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Arduini prende il punto, quindi con 3 bigli in mano ottengono 8 punti per gli avversari e 2 per loro, non esattamente ciò che desideravano sicuramente. Sanguinetti mette il sigillo, bel punto questo, pari pari al pallino, non è semplice, vediamo Arduini. Arduini sta corto e non prende il punto. Andruccioli. Tanto qui questo se l'ha già passato 4 volte, chissà cosa sta cercando. È la partita della gentilezza, si fanno regali a vicenda, adesso si è 6 punti la coppia di Genova che si sentiva in debito nei confronti dei due della Wizz Primini Pesaro, quindi hanno restituito 6 degli 8 punti che gli avevano appena dato. Ora diciamo francamente che non è esattamente un livello altissimo questo inizio di partita da questi giocatori, francamente uno si aspetta anche qualcosa di più. Il tiro è stato eseguito nel modo giusto, la forza è assolutamente improponibile. Ora Sanguinetti con l'ultima deve prendere il punto, deve, non è una legge dello Stato, però è consigliato in questo gioco prendere il punto. Ecco di nuovo il nostro amico con il cappuccio rosso che, ma lo rivedremo ancora perché questo veramente per lui la telecamera è una calamita, niente da fare. Sul punteggio di 14 a 10 va la bocciata Sanguinetti. Passa in mezzo Sanguinetti e non gradisce, comprensibilmente. Eccolo qua di nuovo. Si sta allenando per la maratona di New York.
potrebbe andarla a fare anche altrove volendo, però insomma, pazienza. Arduini, due sponde interne, si posiziona di fianco a pallino, direi che tutto sommato non è per niente male. Ora Provenzano esegue lo stesso tiro, ma stringe un po' di più, tocca la rossa, scivola sotto pallino, buono questo. Tiro d'effetto di Adruccioli, vediamo che effetto fa. Visti i precedenti, invece stavolta siamo andati a bersaglio. Sanguinetti da tutto biliardo. Prende il punto Arduini. Tutto biliardo pure lui. Buono, 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 buono questo tiro, ripetiamo. Vedete, scivola là dove serve, tocca pallino, lo mette in mezzo alle sue due. Siamo tornati in diretta in tutta fretta perché c'è Provenzano che prova a prendere il punto ma non ci riesce, ultima biglia in mano ad Andruccioli e però tiene un punto e lo va a segnare, siamo sul 14-12 e boccia Arduini. Arduini fa 10. E si porta a 22 la coppia Rimini Pesaro, Arduini Andruccioli. Sanguinetti. Due sponde, tocca la sotto, quella bassa e risale, non si ferma vicinissimo al pallino, non è un punto impossibile, vediamo Arduini. Due sponde esterne se non tocca pallino. Gli stavo dicendo se non tocca pallino nello scendere, il punto lo fa, infatti. Non ha toccato Polino lo scendere, il punto lo ha fatto. Ora Provenzano che cerca di fare lo stesso tipo di tiro. Vediamo. Non male, assolutamente. Non era una roba semplice. Il livello si sta alzando, come giusto che sia, dai giocatori sul panno verde in questo momento ci si aspetta qualcosa di più di quello che abbiamo visto all'inizio. Andruccioli, d'effetto 3 su 4 le ha sbagliate, ma certo un giocatore che lo scopriamo oggi, anche se in questo inizio di partita non è assolutamente al suo livello. E vediamo adesso i due liguri, che non è un'offesa, che vanno per tentare di fare il colore. Sanguinetti, le due sponde esterne,
Vietti il suo l'ha fatto, vediamo se il suo compagno è altrettanto le biglie erano 3, 6 punti, 20 per Sanguinetti e Provenzano, 22 per Arduini e Andruccioli, però alla bocciata c'è Matteo Sanguinetti. Che ne fa 10 e noi li rivediamo. ...30-22 per Provenzano e Sanguinetti. Provenzano. Arduini con le due sponde esterne, vediamo, tocca pallino, lo spinge verso la sua rossa là sotto, ora agli avversari. SM Meccanica, lavorazioni meccaniche, telefono 051 98 40 562, SM Meccanica. Nello specifico Provenzano, due sponde esterne, tocca quella sotto, quella bassa, diventano 3, se tocca pallino e non la biglia rossa, il punto non lo fa e infatti è successo così. Ora ultima biglia di mano per la coppia di Genova. Due sponde esterne per Sanguinetti per andare sulla rossa. Spingere il pallino verso la bianca là sotto, adesso Arduini e Andruccioli ne hanno una a testa. Arduini. Fine due biglie, 4 punti, si portano a 26, alla bocciata ci va Arduini. Che ne fa altre 10. Questa il rapporto di Andruccioli e Arduini con i tiri d'effetto è assolutamente complicato. Edil Project, impresa edile per ristrutturazioni e costruzioni. Edil Project Bologna, @gmail.com. Telefono diretto 344 26 50 505. Questo è merita.
Lorenzano, tiro inverso, sponda lunga, sponda corta, pizzica la rossa e porta via, la porta via dal pallino, punto adesso è di nuovo bianco, giocano l'ultima, nello specifico gioca l'ultima Andruccioli, anche lui tiro inverso, sponda lunga, sponda corta, poi tocca la sponda di bassa e si mette di fianco a pallino. Ora opportunità per la coppia Provenzano-Sanguinetti, l'opportunità di eventualmente fare 10 di colore. Va di spinta ma colpisce di prima, la rossa porta avanti il pallino, 10 di colore non si fanno più. Siamo 36 a 30, due punti, quindi 36 a 32, alla bocciata va Sanguinetti. E ne fa 8. Siamo di nuovo in diretta, Arduini, i due sponde per andare di misura, pena un pelino lunga, ma comunque abbastanza vicino a pallino. Ora Sanguinetti. Prende il punto anche Sanguinetti, quindi adesso tocca alla coppia Arduini. Andruccioli nello specifico ad Arduini. Spinta, via la bianca. Due punti fatti per Arduini, due biglie rosse appunto. Va di spinta. Colpisce il bersaglio da una parte, forse non era quella la sua intenzione, ma comunque ottiene lo stesso il punto e, diciamo così, toglie eventuali pericoli di colore. Ora Andruccioli. Andruccioli si appoggia a pallino, vediamo ora gli avversari. In questo caso Provenzano, tiro inverso, sponda lunga, sponda corta, ne fa 8 e si portano a 48 Provenzano e Sanguinetti, concedono due biglie agli avversari e quindi adesso sul punteggio di 48 a 40 alla bocciata ci va Arduini. Dieci per Arduini anche stavolta. Torniamo in diretta e ad ora tocca a Sanguinetti. Sponde esterne per andare dietro a pallino, gli sembra un po' più lunga del dovuto e infatti si mette di fianco a pallino. Andruccioli cerca di andare sotto, vediamo, deve guardare per il punto. Il punto è fatto. Provenzano,
anche lui due sponde esterne più quella bassa per salire, totale tre sponde, prende il punto. Provenzano alza il braccio, deve andare da sotto, c'è la biglia di vantaggio, bello il tiro di Provenzano. Ora Arduini, due sponde esterne, cerca di andare in mezzo tra la bianca e il pallino e ci va. Sanguinetti, trofeo previato, ottavo di finale, Sanguinetti, Provenzano, Arduini, Andruccioli. Scivola via, il punto rimane rosso. Bocciata Arduini sul punteggio di 48 a 52 per la coppia, vantaggio della coppia Rimini-Pesaro. Arduini ne fa 2, si porta 54. Andruccioli, prende il punto, ora Provenzano ad effetto. Sbagliatissimo l'effetto in questa partita. Ne ho visti diversi, ma andati a buon fine finora soltanto due, anche questa mi sembra una bella ciofeca, e quindi perché cercare il difficile quando è già complicato il facile? Vabbè, questa mi è venuta così, cioè non abituatevi. Sanguinetti, due sponde esterne per andare a rompere un po' il giochino che si sta formando a vantaggio dei due che sarebbero Andruccioli e Arduini. Arduini si mette a punto, adesso il problema ce l'ha ma il problema lo risolve molto bene alla fine. Due biglie degne di questi due grandi giocatori, 60 a 48 alla bocciata, ci va Arduini. La bocciata non è
fruttifera e quindi il punteggio rimane invariato 60 a 48. Sanguinetti, due sponde esterne di misura per cercare di andare di misura. A occhio sembra larga. Togliamo che sembra, è larga. Vediamo adesso se Andruccioli va di braccio. Ragazzi, queste sono giocate di braccio così appunto, quasi a zero, che sono in pochi a poterle fare. Adesso non faccio nomi perché poi se me ne dimentico uno, apriti cielo, e tra questi pochi sicuramente Andruccioli. Metti un'ottima biglia Provenzano, assolutamente difficile evitare la buca di mezzo. Arduini. Arduini tocca la sponda laterale molto in alto, vediamo se questo gli impedisce di prendere il punto. Sbaglia il tiro anche Andruccioli, adesso due biglie in mano a Provenzano e Sanguinetti. Sanguinetti muove la biglia rossa come gli ha chiesto il suo compagno. Adesso tenta e realizza con uno stacco, bella senza anima, nel senso che passa molto vicino al birillo ma non lo abbatte, e quindi adesso siamo 50 a 60, boccia Matteo Sanguinetti. C'è sempre una preparazione particolare. Comunque, nulla di fatto, 50 a 60, il punteggio rimane invariato. Vediamo ora Andruccioli, due sponde interne di misura, sembrerebbe un pelino corta, poi vediamo, un pelino, anche un po' di più di un pelino, è corta. Sanguinetti, due sponde dalla parte opposta. E Sanguinetti prende il punto, di nuovo Andruccioli. Questa è molto bella. Decisamente un bel tiro. Ora Provenzano, che prova a copiare il tiro. Riprende pallino e fa lo stesso gioco a favore suo. Ora serve una biglia di Arduini. Siamo 60-50 per Arduini e Andruccioli in questo ottavo di finale del trofeo premiato. I loro avversari, Provenzano e Sanguinetti.
Provenzano effettua un tiro non semplice e riesce a prendere il punto. Adesso l'ultima ce l'ha Arduini. Una biglia per Provenzano e Sanguinetti alla bocciata Sanguinetti, 52-60, punteggio che vede in vantaggio la coppia Arduini e Andruccioli, ma il vantaggio non è poi abissale, certo ci manca ancora questa bocciata. Due punti e siamo a quota 54-60. Siamo alle battute finali di questa partita. Andruccioli e Arduini, Provenzano, Sanguinetti. Arduini va dalla brocca, tutto biliardo, e va a posizionarsi sotto il pallino, anche se non proprio in direzione, un po' spostato. Terza biglia di mano per Provenzano. Sponde esterne, va ad aprire il gioco. Ora Andruccioli di nuovo. Dalla brocca, miglia è corta, molto corta, vediamo adesso Provenzano che non ha un compito terribile. Di nuovo due sponde esterne a risalire. Prende il punto. Ultima per Arduini. Perfetto. Si è posizionato giusto davanti alla videocamera. Il punto rimane bianco e alla bocciata ci va Sanguinetti. Ne fa quattro Sanguinetti e si portano a 60 come gli avversari. Intanto, come avete visto, Cappuccetto Rosso è passato ancora una volta davanti alla videocamera, è una roba incredibile veramente. Vabbè. È lo stesso errore che aveva fatto in precedenza, la direzione è anche quella giusta, ma la forza è assolutamente sbagliata da parte di Provenzano. Arduini, seconda biglia, poi gli avversari giocheranno l'ultima per questa mano. 60 pari. Ci stavo già scappando avanti col punteggio. 60 pari in questo ottavo di finale. Vediamo queste due sponde di Sanguinetti. Va, centra l'obiettivo, prende il punto. Adesso agli avversari il compito con due biglie in mano
di andare alla bocciata quantomeno. Truccioli va di spinta, va via solo le sue rosse. Adesso una biglia 62-60 e boccia Arduini. Due, vediamo se il biliardo è avaro, soltanto 2, 64 a 60 per Arduini e Andruccioli. Ora Sanguinetti. Non vicinissimo a pallino. Ora tocca ad Andruccioli. Risponde esterne. Sanguinetti va sul pallino e il punto lo prende, biglia di vantaggio di nuovo per Arduini e Andruccioli. Arduini gioca l'ultima biglia che ha a disposizione. Si mette sopra il biliardo, sopra il pallino, non sopra il biliardo chiaramente, perché solamente sotto è un problema. Vediamo la biglia di Provenzano, prende il punto, è a 62, a 64, non a 62, 64 pari, boccia Sanguinetti. Sessantasei per Sanguinetti e Provenzano. Andruccioli si mette appunto vicino, molto vicino al pallino. E Provenzano alza il braccio. Porta il pallino nel quadrante superiore, evidentemente per tentare magari il realizzo, visto che era la biglia di svantaggio. Tenta il calcio Provenzano, ma rovescia il tutto, va sotto troppo. Nulla di fatto, pallino nel quadrante inferiore, adesso è
e in vantaggio la coppia Andruccioli, scusate. Sanguinetti, ultima biglia, poi ne avrà una, la coppia avversaria, 66 a 64, conducono Sanguinetti e Provenzano, ottavo di finale del trofeo Previato. ...68 a 66 a Bocciarduini. Vincono Arduini e Andruccioli, si qualificano per i quarti di finale.